GF VIP, la sorella di Sara Altobello contro Attilio si vergogni per ciò che le ha detto. Sara Altobello e Attilio Romita tornano a discutere dopo la vicenda dello scorso giovedì. Quando una frase pronunciata dalla concorrente, che ha ricordato pubblicamente a Romita il bigliettino che le aveva lasciato nel beauty case, ha scatenato la furia della moglie del giornalista e, di conseguenza, la sua, che l'ha additata con epiteti negativi. Parole alle quali Sara Altobello ha risposto con rabbia e lacrime. Ribadendo il concetto nella puntata del 20 febbraio, ho sempre dato tanto a questa persona. Sentirmi di nuovo additata è una cosa che non mi merito, gli sono stata accanto sempre, nel bene e nel male. Romita, dallo studio, le ha risposto scusandosi, ma spiegando la sua reazione, quel canta e balla è stata una frase sbagliata. Magari neanche la prima. Però, siccome tu conosci le mie difficoltà nel rientro a casa, sai che quella frase del bigliettino nel beauty case mi avrebbe potuto creare molti problemi. Quel bigliettino, che poteva essere interpretato con chissà quali dichiarazioni e numeri di telefono, si è proprio rivelato una targhetta di una maglietta sportiva. Quella citazione del bigliettino, se tu non l'hai soppesata, era per me un danno enorme. Devo dirti che per il modo in cui mi sei stata vicina, da tutti mi sarei immaginato una difficoltà, tranne che da te. Altobello a sua volta ha risposto, non perdonando l'interlocutore, in quel bigliettino ho visto solo un'amicizia. Io da te non mi aspetto queste parole che ti sei fatto uscire dalla bocca. Sono stata vicina a te sempre. Ti sono sempre stata accanto. Sentirmi dire che io abbia un'immagine un po' frufru, che voglia aumentare l'immagine di me stessa, di cantare e ballare che quello è il mio mestiere, è una cosa che da te non mi merito. Romita ha provato ulteriormente a giustificarsi, al di là degli scalda pubblico. Sto solo provando a spiegare che quella frase del bigliettino era per me peggio di un colpo di pistola. A fare giustizia a Sara Altobello la sorella, Giusy, che è entrata nella casa per parlare con lei e ha avuto modo di rivolgersi proprio al giornalista, io vorrei che lei riconoscesse almeno la sua colpevolezza. Non imputare a Sara la colpa di atteggiamenti suoi. Non è stato bravo nel soppesare le parole per definire Sara e un po' deve vergognarsi. Scurrapu de că mai toți ziceau că muzica a pus scurrapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta. Liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, dumere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun. Mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul